grotti di Riscia. Andiamo a andare, andiamo un po'. Le grotte di Riscia, Bisuc di grotte. Mi sento che c'è la macchina. La questione dei presepi, non c'è? Capito? Le grotte di Riscia. È grazioso in fin dei conti, no? Buongiorno, grazie tanto. Cos'è questo qui? Così è una taglia nastro, no? È una sega verticale. La frittura, anzi, la posizione. Per entrare quanto viene? Sono 5 euro a persona. Per i giornalisti c'è lo sconticino, no? Se fa un articolo glielo faccio lo sconticino. E gli faccio un po' di ripresa. Le faccio ripresa. Faccio la ripresa in video. È giornalista per quale? No, sono libero professionista, vedi. Ah sì? Sì. Quanto ci vuole fare il giro? Con calma ci vuole una ventina di minuti, mezz'ora. Quindi, grazie. Dopo gli faccio dire la tessera se farà brava. No, no, mi fido. Ti accompagna lei. No, no, vi spiego. Che gli ha fatto così? Questa è una signora amica. Mm. Andate da questa parte, entrate nella prima grotta e proseguite sempre diritti. Farete delle scale, arriverete a un laghetto. Lì, vedete che c'è un bivio, andate diritti. Uscite, si vede la cascata, si rientra e il percorso vi riporta ancora in questa prima grotta. Da lì poi svoltate a destra e fate le ultime due grotte che vi portano in questa uscita. Okay, buon addio. Grazie mille. Arriviamo. Grazie. Sì. Ma come hai preso questo? Ma è veramente di buon gusto, però. Sì, sì. E dov'è che hai visto su internet? Dov'è che sapere che esisteva? Sì, ma è un po' di grazie. Attenta come parli, perché qui è tutto registrato. Beh, si fa quello che si può. Con i sassi, va? Come? Con i sassi, ho fatto Babbo Natale. Ma fai dire come? Qui è un sasso, poi ci ho messo su. Vuoi vedere? Ma è simpatico. Beh, con la giusta cadenza di contatto da fare. Però anzi, io ce l'ho un tempo di ripresa. No. Non posso? Si sta la grotta e... Oh, ma che sono? Sono le 17, siamo proprio i primi. Che buon profumo! Attenzione che... è proprio bello però, eh? Ma domani abbiamo salita poi in discesa. È un'esperienza interessante però, eh? No? Questa è la cascata. Sì. È stata la cascata. Sì, sì, Arrivi o no?
Testo? Nancy. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Quindi qua dovremmo, adesso è quello che ti mancava io. Eh sì, perché mi sono andati di dritto. Posso passare? Passo un po', sì, sì, grazie. Così è finita, così è finito il viaggio.
che si è praticamente vestita in chiave natalizia. Vi saluto. Bene, perfetto. Okay. Fermi. Lasci pure. Ma che bello, guarda che bello. Sì. La cascata quella grande, l'hai vista? Sì, ho visto tutto. Facciamo una cappatina a Porlezza, innanzi. Dopo il 25 gennaio, gli inizi di febbraio, smantelliamo tutto e con Pasqua le grotte vengono aperte nella loro versione naturale, riprendono la loro... No, senza uova, ci sono solo le grotte nella loro posizione predominante. È un bel avvenimento, complimenti. Tutto bene? Sì, grazie. Grazie. Gradite un bicchiere di tè, un brûlée? Grazie mille. Si può prendere uno di questi? Certo, sono lì per quello, signora. Un tè o un vin brûlée? Un po' di vin brûlée, se ci fosse. Sì, per lei, signora? No, un tè, grazie. Ecco, un tè per lei, signora, qui c'è lo zucchero. Prego. No, questi sono del panificio Gobbi a Cima. Il bimbo è per lei, prego. Grazie mille, molto gentile, grazie. Buongiorno, signora, benvenuti, prego. Tu prendi anche tu un po' di bimbo brûlée, no? No, io il tè, sì. È bimbo brûlée, meno. Però assaggio, scusa. Se ne posso dare bimbo brûlée, però. Non ti va? Vieni qua, ci vediamo, riprendiamo quello su. Ecco. Guarda un po'. Ci vediamo i tre. Yep. Quella è l'isola Comacino, no? Com'è? Quello dice che non c'è neve dappertutto. Sì, quello lì appunto. Quella lì? Non è quella? Ah, quella lì, quella lì. È quella? No, quella lì è la tipo di villaggio. Ah, quello è il villaggio? No. Penso di sì. Ah, invece come c'è ancora più in là? Non è vero. Ricini. Ah, finisce, pensavo che fosse un continuo. Appunto. Vabbè.
Allora d'inverno c'è almeno la domenica funzionano i battelli. Arrivi? Vedi il tipico mezzo del lago è 20 metri. Anzi, c'è una tipica imbarcazione del lago a 20 metri, eh? Anche l'affitto di battelli viene questa licenza. Io per il menaggio. Thank you.
quando devi andare vicino al mare. Ma quando vi parlava la Cristina, non vedi che l'era portata la Cristina, che l'era portata la Cristina. Thank you.
di volte si mette di menaggio. Vi saluto. Che fanno ancora il servizio i traghetti? Eh? Fanno ancora il servizio? Dici di no? E quella è la barca tipica che loro propongono, questa qui. Ah, certo, però in mezzo. Ecco qui la barca classica. Aspetta che vi facciamo la foto. Ecco questo, no? Torrifer. Che barcone, oh! Traghi tu, eh? Buongiorno. Questo qui è la Lucia, eh? Eh? Lucia, da da di da di da di. Voglio far vedere da lì che riesco a fare dei video ancora più schifosi, però poi allora, ti spiegano perché ha spostato l'asilo?
Allora, guarda che stradicciuole ci sono. Guarda che stradicciuole ci sono qua dentro. È lo stello di menaggio. Eh? È lo stello di menaggio. Come lo stello di menaggio? La chiesa no? C'è anche il padre Pio. Il padre Pio? Sì, per... grazioso. Generali romani, c'è un minicio di questo strato, qui non si è un po' di minaccia. Sì, qui c'erano anche le lapidi romane, cosa vuoi di più di così? Castello. Wine bear.
qui, guarda che bello, simpatici, fanno tutti i tipi di snack. Di qua è il... Però se c'è un castello di qua, no? Non più, ci sono le vecchie mura e l'antica chiesa. Ah, ho capito, è molto lontano di qua? No, una passeggiata di 5 minuti. Ho capito, grazie. Salita seguendo ciotolato. Ho capito, grazie. Allora, percorso per questo castello di qui. Sono qua poi ci sono forse i ruderi. Questa invece è la chiesa di San Carlo Campanile a Villa. Si spegne il 2014 ed è chiusa. Sono le chiede. Il castellino da castello. Andando io. Com'è? Perché dici? Capito. Devo andare anche con la macchina. Vabbè, ho visto un po' di una parte di menaggio meno conosciuta. No, no. Com'è? Non ho capito cosa hai detto. Ah. Vado leggermente avanti, Buongiorno. Buongiorno.
Olivia Prates Villas, ulofcomio.com. Non è che qua non stare di così. Menaggio. Pighero. Cinelago. Ferrovia di Naggio Porlezza, 1934-1939. Pensa che sono a Villa Viguni, è una tedesca, che fa i corsi di tedesco. Sì, sì, ma questa è la... la ferrovia che c'era dalla, da 1834-1939. 1834-1939. E dove andava? Porlezza, da... Menaggio Porlezza, di Churchill sul lago che però non si possono fotografare. Si può fotografare mai niente. Siamo quasi sì della ferrovia. Qui abbiamo fatto la visita a Menaggio. Ferri. Accessori di per autonautica. Vicino di Zuppa che sono salite. Particolari, ne puoi